Benvenuti a Giovedì Scienza, diamo spazio all'incontro di questa sera. Faccio accomodare il nostro ospite Vittorino Andreoli e il nostro Piero Bianucci. Buonasera a tutti, buonasera anche a chi ci ascolta in streaming e a chi ci ascolterà, perché mi diceva il professor Andreoli che una precedente chiacchierata che si è svolta in questo teatro ha avuto un numero strepitoso di visualizzazioni, oltre 100.000, quindi pensate questo teatro come si allarga poi grazie allo streaming. Quindi facciamo crescere anche queste visualizzazioni della serata di questa sera. Vittorino Andreoli lo conoscete sicuramente tutti, ma forse non tutti sanno che Vittorino Andreoli è geometra. È geometra. O geometra, che è più raffinato. Che è più raffinato, questo non ci avevo pensato. Ma dopo aver fatto l'esame da geometra il 2 luglio, non diciamo l'anno, pochi mesi dopo... liceo scientifico. Sì, ha fatto anche la maturità scientifica e ha così potuto iscriversi all'università e in particolare a medicina. Allora non si poteva. Non si poteva da geometra in quel momento. E questo era un sogno che in realtà aveva già prima, perché lui durante gli ultimi anni di studio da geometra in realtà si preparava anche di latino, sulla matematica, su tutte le materie che poi gli sarebbero servite per la maturità scientifica. E voleva diventare psichiatra, cosa che insomma direi che è riuscito a fare. Quindi aveva già le idee molto chiare. Poi, una volta seguito il percorso di studi in medicina, è stato prima di tutto ricercatore e quindi ha lavorato nella scienza, diciamo, di base, però sempre con un occhio sempre esteso che cercava sempre la sintesi fra i diversi punti di vista. Piero, tu l'hai incontrato diverse volte perché l'abbiamo avuto ospite. Sì, ho avuto questa fortuna di incontrare il professor Andreoli molte volte in pubblico e fortuna ancora più grande in privato, magari intorno a una tavola, a cena, no? E abbiamo parlato di tante cose, tra cui della serotonina, che è il neurotrasmettitore che il professor Andreoli ha studiato quando è andato negli Stati Uniti a fare ricerca, perché è uno di quegli italiani che sono andati lontani dall'Italia per fare quello che forse qui era più difficile, ma poi sono tornati qui e hanno portato qui quello che hanno imparato altrove e insegnato altrove. Quindi vogliamo dire che è un cervello che è rientrato e che è rientrato presto in Italia, il professor Andreoli, per nostra fortuna. E Vittorino Andreoli diceva, sì, ho fatto il geometra, ma ho capito che poi volevo occuparmi dei matti. Ed eccoci qua, insomma. Sì, quelli che lui chiama i miei matti. Oggi ne ha due, ma lui ne ha avuti tantissimi nella sua vita. Vittorino Andreoli è anche autore di un... intanto ha vinto una serie di premi che non stiamo neanche ad elencare, ed è autore di una quantità incredibile di libri che vale la pena leggere, insomma. L'ultimo dei quali è questo, Homo Stupidus Stupidus, sottotitolo L'agonia di una civiltà, che è il titolo che abbiamo usato per la conferenza di questa sera, per l'incontro di questa sera. Ecco, non c'è molto ottimismo in questo titolo, però... C'è molto pessimismo attivo. Ecco, allora... Io posso ancora dire una cosa però biografica. Forse c'è un nuovo Vittorino Andreoli, perché questo libro è il libro che, se uno non sa tutta la storia della persona, se uno non legge la letta del libro sull'autore, dice ma questo è il libro di un antropologo, ma di un antropologo che conosce bene tutte le altre discipline oltre alla sua, oltre all'antropologia. È un libro di sintesi, di visione dell'uomo. Non so se è d'accordo, si sente antropologo anche un poco, professor Andreoli? Beh, innanzitutto permettetemi di salutare questo straordinario pubblico e grazie per essere qui. Ma vede, lo psichiatra ha a che fare abitualmente con una persona, si relaziona con una persona. E devo dirle che una persona è un mondo, l'uomo è straordinario anche singolarmente, e io dico che è straordinario anche quando ha comportamenti che socialmente sono difficilmente accettabili. Ecco, però
qualche volta sente il bisogno di poter mettere insieme più persone, le conoscenze che derivano dai singoli, c'è bisogno di metterli in una visione in cui invece dell'uomo singolo si possa parlare dell'uomo con la U maiuscola. E quindi io non solo sono attratto ogni tanto dal dire ma allora, al di là di questo singolo, come sta andando il gruppo, la comunità? E devo dire però che ho persino sostenuto in maniera molto decisa che la psichiatria è parte dell'antropologia. Perché, vedete, quando si parla dell'uomo matto, io uso questo termine con grande affetto, noi crediamo di parlare di qualche cosa, di un quasi uomo. E questo non è una mia impressione, ma la pensava per esempio così Lombroso. E poi purtroppo è stato così per tanto tempo, per tanto con i vecchi tempo. Ospedali psichiatrici. Ecco, ma Lombroso che era, lo ricordo qui a Torino, ma ricordo che gliel'abbiamo mandato da Verona, insomma. E cioè ce ne ecco, siamo ecco liberati. Una liaison tra queste due no, città. Ce ne siamo liberati, è stata una via difficile, Andreoli, perché da Verona, come lei sa, abbiamo andato certo. A Pavia, e poi da Pavia subito però gli hanno fatto prendere il treno. E a Torino l'avete accolto, perché come lei, Torino è una città accogliente, meravigliosa. Gli abbiamo dedicato anche un no, museo. Ma appunto lui diceva che il matto, e lo associava in genere al criminale, è un degenerato, bisogna scrivere de lineetta generato. Voleva dire che non aveva avuto lo sviluppo della generazione, come se si fosse fermato nell'albero evolutivo e quindi nella storia evolutiva ad un livello inferiore a quello dell'Homo sapiens. E questo sapiens. È uno dei grandi errori di Lombroso. E questo è uno degli errori. Storicamente è un personaggio di grande significato, ma visto adesso certo, è così. Col senno ecco, di poi. Allora, quando noi guardiamo ad un matto, noi guardiamo all'uomo. La follia è una forma di sofferenza che ha delle maschere particolari, diverse dal dolore o dalla sofferenza del nostro corpo, ma in realtà è una sofferenza dell'esistere, dell'esistenza. E quindi fa parte dell'umanesimo e quando io mi occupo di loro penso di essere autorizzato ogni tanto ad ampliare, insomma, a creare dei denominatori comuni, perché mi sto occupando dell'uomo, e dire che un matto è un uomo, e addirittura un uomo che può arrivare alle espressioni anche più alte della capacità, per esempio creativa, beh, mi sembra che sia finalmente fare giustizia a tutte le persone che stanno mentalmente male. Ma pensate all'umanesimo che c'è dentro in una depressione. Pensa, la depressione, 14% della popolazione italiana soffre di questo disturbo clinico. Cioè non è la tristezza, non è lo stato, quella malinconia che segue ad un evento che può essere traumatico, un lutto, eccetera. Ma quindi è diffusissima. E questo disturbo è umanissimo, si fonda su due, lo dico rapidamente, si forma su due pilastri. Il primo, la percezione di non essere capaci di fare nulla. Anche ciò che facevano abitualmente, forse come fatto banale. La seconda è un senso di colpa per non sapere fare quello che pare loro di vedere è la richiesta delle persone care, delle persone. Quindi pensi, qui c'è proprio un conflitto umano tra la voglia di essere utile agli altri e temere di non farci. E quindi è proprio in un rapporto tra il singolo e la società. È proprio un... Certo. Perché vede l'uomo, e questo è il punto fondamentale, noi parliamo sempre di io, non se ne può più. Lei sa che la psicologia dell'io è nata nel 1900 con l'interpretazione dei sogni di Freud,
Ed è lì che è nato l'idea che se noi volevamo intervenire per risolvere alcuni conflitti, di cui l'ansia, di cui anche la depressione, bisognava analizzare dentro l'uomo. Insomma, era lì. Tu hai l'uomo, in quell'uomo, analizzandolo, risolvi i suoi disturbi. Tutto questo non è più così. Abbiamo bisogno di una psicologia del noi, perché la caratteristica dell'uomo, del singolo uomo, è di avere bisogno di un altro uomo. O donna, parlo di uomo in senso antropologico. Che, insomma, viviamo di relazioni. Viviamo di relazioni. Ecco, e allora questa è la caratteristica importante, che la relazione caratterizza la nostra esistenza. Se noi imparassimo la bellezza di essere legati agli altri e di fare qualche volta le cose per l'altro e non per l'io, e scopriremo che c'è una umanità dentro di noi, anche però, ecco, anche negli uomini rotti, tra virgolette, cioè nei miei matti. Sono dei grandi uomini e donne. C'è un'immagine molto, molto bella in questo libro. Bisogna andare avanti, la si trova verso la fine. La mia penna è un po' un sismografo, dice Andreoli a un certo punto. La mia penna è un sismografo. Intanto mi domando se scrive con la penna o se scrive col computer, ma ammettiamo che scriva con la penna, io immagino di no. Però no, l'immagine è quella, è una metafora bellissima. La sua mano è un po' il sismografo del malessere del mondo, quindi? Sì, perché, vede, io non so perché, no? Perché ho fatto lo psichiatra con la passione che lei ha ricordato, non occupandomi più dell'attività di mio padre. Ma io sono proprio affascinato dall'uomo, come dire, che fa fatica a vivere. E quindi sono attratto. Insomma, me la lasciate dire in un modo così. Io sono affascinato dai matti e trovo che i normali, che sono pochi, sono noiosissimi. Ecco, insomma, per fortuna sono pochi. Ma forse non dovevo dirlo, questo no. Cioè, è molto... Sono pochi. Siamo a posto. Non so quanti si salvano. Siamo in pochi. E quindi poi vede, oggi finalmente abbiamo capito che la sofferenza mentale è molto diffusa, magari chiamiamola la piccola sofferenza, ma l'ansia, abbiamo detto 14% della depressione, l'ansia è molto di più. La crisi relazionale, padri e figli, madri e figlie, la coppia. Insomma, ecco, l'uomo è relazione e quindi noi abbiamo imparato e dobbiamo sempre più stare attenti che il nostro bene mentale dipende molto dall'altro. Ma allora, allargando lo sguardo appunto alla società, alla civiltà, diciamo, che cosa registra il suo sismografo? Beh, io speravo che quando lo vedo, sa, uno dice ma che strane onde, speriamo che sia rotto. Poi si sa che i medici non scrivono molto bene, però... No, ma io sono preoccupato. Questo libro nasce da una forte preoccupazione. E devo dire che io sono affascinato da quello che è il percorso che la nostra specie, insomma, la specie Homo, ha di fronte a tutte le altre, insomma. E devo dire che, sia pure partendo da lontano, perché noi ci siamo staccati dall'australopiteco e da allora, quindi sono passati un paio di milioni di anni, ma ci siamo meritati due sapiens. Un primo sapiens, perché insomma facevamo cose straordinarie, perché il primo è stato l'Homo habilis, poi l'Homo erectus, insomma, lei pensi cosa può fare potendo stare su due gambe invece che su quattro zampe, e poi la capacità, l'abilità che si ottiene in questo. Ma poi si è visto che sa risolvere dei problemi. Cioè,
l'adattamento è cambiato, perché l'adattamento non era più di rispondere in modo adeguato a quelle che erano le condizioni, ma l'uomo poteva addirittura cambiarlo. Cambiare le condizioni. E quindi, devo dire, addirittura è riuscito a stabilire una relazione tra l'uomo, che è pure natura, ma con la natura fuori dell'uomo, perché riusciva a modificare, riusciva a capire e così via. Ecco, quindi si è meritato due sapiens. Homo sapiens. E le devo dire che è un fatto curioso, perché il sapiente, il saggio, è saggio, insomma, è difficile dire, ma deve essere due volte saggio, insomma. E quindi proprio era stata un'elargizione, insomma, che è stata data all'uomo. Le devo dire che quando adesso, guardando il tempo presente, perché io sono sempre dentro i miei matti, nel presente, e poi mi piacciono i casi, non i piccoli, capito? Insomma, io mi chiamano lo psichiatra dei casi estremi, cosa che mi piace. Allora, vedendo adesso l'uomo, e qui non guardandolo più singolarmente, ma nell'insieme, devo dirle che quella idea, quando dico questo è l'homo sapiens sapiens, c'ho una reazione, dice, hai fatto un errore. Come dire di aver usato male gli aggettivi, insomma. Perché, e lo confesso, qualche volta mi sembra stupidus. Si compensa. E qui ritroviamo il titolo, quindi. Perché, che è il libro. Perché? Ma però c'è un perché. Vede, io so solo fare quello che le ho detto, so solo occupandomi di roba da niente, di psichiatri, di malati. E le devo dire che è straordinario questo rapporto individuale, perché io le posso garantire che un uomo può cambiare da oggi a domani, perché basta poco, basta qualche volta un incontro particolare, basta, guardi, non voglio essere banale, ma persino un sorriso, per trovare che tu guardi a quella persona con simpatia, l'empatia che abbiamo solo noi, insomma. Ecco, quindi è possibile cambiarlo, e questo mi dà una grande fiducia. Cioè, io sono un pessimista, ma attivo, quindi un pessimista che vede tante difficoltà, ma che così può prenderle in considerazione. Sa, perché l'ottimista che è lì che aspetta la soluzione, non fa nulla, diciamo la verità. Quindi il pessimista è meglio, un pessimismo attivo, insomma, io lo difendo. Ecco, allora, detto questo, quando passando a guardare l'insieme, ho paura e sono preoccupato, perché il primo segno che caratterizza il nostro insieme è quella che noi oggi chiamiamo la distruttività. La distruttività, vede, ha certo una forma di violenza, perché fa del male. Però, a differenza di questa azione, faccio del male perché mi vendico, faccio del male perché cerco di appropriarmi di una cosa che non ho io e che ha l'altro, faccio del male per trarre vantaggio. Diciamo che si può dare uno scopo all'azione della violenza. La distruttività, invece, è quella che noi osserviamo oggi. È quella che facciamo il male agli altri, ma nello stesso tempo lo provochiamo a noi stessi. Ma non solo perché si può ammazzare e poi suicidarsi. E quindi questa qui è la cosa. Ma lei pensi, per esempio, al gruppo dei ragazzi, alle cosiddette baby gang, tema, definizione che non mi piace. Ma che cosa sono? Ecco, prendono un loro compagno che magari li antipatico, lo picchiano e poi magari li portano via, quanto? 5 euro. Che cosa? Vede, l'azione non è giustificata da ciò di cui ci si può appropriare, perché non si andrebbe da un ragazzo, così come non si andrebbe da un vecchio che forse è andato a ritirare anche la pensione. Ci si può. Allora,
qui è proprio, e poi subito cos'è? Lo si fa in un gruppo che viene subito scoperto, perché è quasi come dire, ecco io faccio questo male, però lo riverso anche su me stesso, perché poi pagano, sono etichettati, sono... Sa, non c'è il carcere per i minori, ma ci sono gli istituti, ci sono... Ecco, quindi, ecco, e poi c'è anche la distruzione, la voglia di rompere le cose. Se noi guardiamo alla nostra storia, noi abbiamo assistito alla distruzione di musei, alla distruzione di opere d'arte. Anche qua, questa è umanità, è la nostra storia. Non sarà fatta di carne, ma riguarda le persone che hanno... vissuto prima di noi. Allora che senso ha distruggere una statuetta siriana? No, che poi parlano addirittura delle vecchie civiltà mesopotamiche, quindi una ricchezza strana. Ecco, c'è proprio questa voglia di distruggere. Oggi noi non c'è come una pulsione nella violenza, che non la chiamiamo più violenza, la chiamiamo proprio distruttività. Cioè, come dire, non ci interessa di niente, spacchiamo e poi uccidiamo. E qui, a proposito della distruttività che occupa quasi un terzo di questo libro, certo. Lei parla del cercarsi un nemico, costruirsi un nemico. È questo che c'è dentro la distruttività? Sì, proprio così. Perché vede, la identità viene oggi definita sulla base di un opposto. E quindi se io, quello è un mio nemico, e questo nemico permette di darmi una identità, perché faccio l'opposto di quello che fa lui. E a volte me lo costruisco, se non c'è. Lo costruisco perché ho bisogno per la mia identità. Che di nuovo è coerente col discorso sulle relazioni, si vive in funzione degli altri, però sì. In questo caso... Però è una relazione anomala, insomma, perché è una relazione di conflitto, è una relazione che mi porta al male. E qui dovete permettermi di tirare fuori questo termine, che è un termine antico, un termine della letteratura, ma mai come in questo periodo c'è il fascino del male. Perché proprio, vede, questi... Mi permetta, lei sa, voi sapete che parlo dei ragazzi perché io li voglio particolarmente bene, perché sono convinto che quelli stessi potrebbero comportarsi bene, perché sanno esattamente cosa fanno, sanno che stanno picchiando quel ragazzo, sanno che non possono farlo, sanno che c'è una legge che lo... sanno che c'è anche che la loro madre e padre dicono tu non lo devi fare. Quindi lo sanno, ma è il fascino, è attraverso il male che diventano in qualche modo degli eroi particolari, che fanno qualche cosa di individuale, di straordinario. Ma non è che gli adulti siano tanto migliori? No, ecco, ha fatto bene, perché io amo i giovani, ma gli adulti sono così. Ma, sa, io non mi intendo, non mi occupo di cose generali qui, ma, non so, in un paese asiatico, insomma, non so, il governo di questo paese... è fatto di contrapposizioni, asiatico, è proprio del nord, insomma. Per cui, che cosa fanno? Dice, allora, siccome quello ha detto di fare così, io faccio l'opposto. E il problema non è di dire, ma che cos'è meglio fare? No, io devo dire che non va fatto perché lui ha detto che va fatto. Questa è una patologia. Ed è quella che io ritengo... la più grande malattia sociale, che è il potere. No, no, io parlo di quel paese, ha capito, insomma, io non so niente di questo qui, ma tutto bene. Poi di Torino, poi si figuri. Ma allora, voglio dire, il potere come verbo. Cioè, io posso, quindi faccio. Non è io posso e quindi posso essere utile per fare. No, faccio. Faccio perché posso, quindi faccio. Ed è questo che significa allora che non c'è neanche l'idea del servizio, ma è solo per me o per il mio gruppo. Là poi ci sono i partiti, che non so come si dica in italiano, ma
là ci sono i partiti, e domina quel gruppo. Se ne sente parlare. Sì, sì, ma è una roba asiatica. Allora, voglio dire, questa è la... Allora, scusi, questa è distruttività, perché distruggono quel paese asiatico. Perché se una comunità ha bisogno di alcune cose, uno deve decidere, facciamole. E allora, ma non posso dire adesso sediamoci qui, tu cosa vorresti fare? Ah, no, faccio come dico io. Ecco, questa mi permetta di dire, non meritano di chiamarsi due volte Sapiens. Anzi, mi permetta di dire, nemmeno una. Che li togliamo, revocato. Però qui va tutto bene, insomma. Senta, lei fa una distinzione tra male e errore. Sì. L'errore è qualcosa, insomma, di insito nell'uomo, viene da dire anche necessario, forse. Certo. Del male, invece, possiamo fare a meno. Sì. Vede, l'errore è in gran parte legato ad un sistema che cerca di trovare dei risultati, se non proprio della verità, ma che comunque, come la scienza, insomma, no, forse non si occupa della verità, qui siete due scienziati, non si occupa della verità, ma si occupa di arrivare ad una conclusione, cioè, che intanto, sia almeno una verificabilità. Una verificabilità. Ecco, allora, l'errore è compatibile con la verità, con la piccola verità, nel senso che abbiamo seguito questa via e abbiamo visto che non è la via di destra, ma è quella di centro, di quella. Ecco, e a volte dall'errore poi si impara, tra l'altro. Si fanno guai, le ipotesi, se lei segue due ipotesi vuol dire che una è giusta e l'altra è sbagliata, e quindi serve molto. Il male è qualcosa di molto più affettivo. L'uomo si distingue in due grandi settori, quella per l'intelligere, insomma, il capire, il comprendere, ed è in gran parte razionale, insomma, nell'Occidente questa è una funzione. E poi c'è il grande comparto dell'affettività, che è fatta di emozioni e di sentimenti. Vede, il male, ecco perché io chiamo proprio, è un fascino del male. Il fascino è qualcosa che ti attira, che non sai perché. Ed è, e qui bisognerebbe citare come minimo Dostoevskij, ed è legato, il male è legato ad una errata concezione della libertà. Permettetemi di ricordare questo. Tra i miei maestri della psichiatria c'è anche Dostoevskij, c'è anche Pirandello, come vede un campo un po' più allargato, insomma. Allora, ad un certo punto, nei fratelli Karamazov c'è Ivan. Ivan è il fratello più deciso, che vuole intervenire nel mondo, insomma. Non è come, ce n'è poi un altro invece che è più verso il mondo religioso, il monacale, quello dello Zatec. E ad un certo punto spiega che la vera libertà è ammazzare uno che non ti ha fatto niente, che anzi non sai nemmeno che cos'è. C'è un fratello, Smerdyakov, che è il più debole, diciamo, mentalmente, e lui capisce tutto questo. Cioè dice, quindi cosa fa? Sale su un treno, c'è quel capitolo bellissimo, sale su un treno, allora i treni avevano quelli della terza classe, avevano dei compartimenti, c'erano i sedili là, e poi qui c'era la porta per entrare. E quindi si siede, ha davanti una persona che non ha chi è e non sa chi è, non gli ha fatto nulla, e allora capisce che la più grande libertà non è dire buongiorno e ascoltare cosa dice, ma cosa fa? Lo prende, apre la porta e lo butta giù. Insomma. Allora, ecco, questo è forse l'esempio del male che nella letteratura, ma nei vissuti, insomma, è la più espressiva. Il male è volere fare cose che non sono anche di nessuna utilità, ma che tuttavia ti permettono di essere, di esistere. Questa è di affermarsi. Ecco, è questo. Allora, se noi non abbiamo presente
invece il rispetto, i principi, quelli che chiamo principi primi, ed ecco l'altra parte di questo libro, se ne parlava insomma prima, l'altra parte qual è? Oltre alla distruttività, io osservo che i principi su cui si è formata la nostra civiltà, non ci sono più, non sono più rispettati. Ma per dirli, io vorrei leggerne qualcuno, invece quali sono i principi? Rispettare la vita, tua e dell'altro, anche la tua. Il fatto che l'uomo ha bisogno dell'altro. Io ho bisogno dei miei matti. Io non so se ho fatto per loro delle cose utili, bisogna sentire loro. Certo che io ho avuto una relazione profonda e ho avuto tanto. Lei sa che adesso mi hanno detto di non dirlo più, soprattutto mia moglie mi corregge. Ma una volta dicevo, per indicare quanto ho avuto dai matti, dicevo, dopo tanti anni, io posso dire finalmente che sono mezzo psichiatra e mezzo matto. Ma mia moglie mi ha detto che è meglio che... Allora cioè, non lo diciamo. Non lo diciamo. Ecco, però questo è per dire che voglio bene e che quindi ho avuto... Allora l'uomo ha bisogno dell'altro. Questo è un principio. Il senso del limite. L'uomo ha... La condizione umana è limitata. È limitata perché non sappiamo il perché dal nulla diventiamo a qualcuno. Perché dall'essere diventiamo... C'è la morte. Perché del dolore. Perché c'è un dolore evitabile che bisogna non attivare. Ma c'è un dolore inevitabile, il lutto, la perdita. Allora, tutto questo bisogna sapere il limite. E quanti invece, lei pensi sempre, pensi ai potenti, quelli che si misurano attraverso quanti soldi hanno. In questi giorni riportano i dati di Pechino sui grandi ricchi dell'Occidente, insomma. E anche lei è poverissimo, insomma, persino poveretto uno, il nostro ricco italiano, fa una figura meschina, insomma, per cui da domani cercherà di averne un po' di questo, più. Questo. Allora, il senso del limite, il principio della simmetria, che non è solo roba da matematici, universo, fisici. Ecco. Ma io quello che faccio a te tu lo puoi fare a me. Cioè, è una regola comportamentale. Ma guarda, se uno mi vuole bene, ho voglia di farli più bene. E questo non è come quello che dice, ma tu mi devi voler bene, ma io no. No, per esempio, questo è spesso il rapporto uomo-donna. Sempre, per cui invece siamo... No, siamo... Allora, dice, ma come, tu devi volermi bene, io posso fare quello che voglio. Ma dov'è? È un principio di simmetria. Ecco, Un principio è quello della pace, perché viviamo tutti che vivendo. Ecco, io sto leggendoli così, insomma, il principio è appunto il rispetto della libertà. Il principio è che siamo fragili, io sono una persona fragile, non vuol dire debole. Fragile vuol dire che la mia condizione ha bisogno degli altri. E sapete, l'amore, che cos'è? Sono due fragilità che si mettono insieme e che messi insieme vivono meglio. Che meraviglia. E allora occorre il rispetto. Dove sono questi principi? Voi li vedete? Io non li vedo più. E questo mi preoccupa molto. Su questi principi però mi viene una domanda che probabilmente è molto delicata e anche personale. Questi principi lei li ancora a una fede oppure sono principi soltanto laici? No, sono completamente laici. Però voglio dire, tra i principi primi c'è anche il rispetto della trascendenza. Non c'è dubbio. Però, questo è bellissimo, perché sono i principi dell'umanesimo. Vede, l'umanesimo è quell'insieme di principi, non di leggi, dopo lo faccio, quell'insieme di principi che permetterebbero ad una comunità di vivere bene. Li ha cominciati a parlarne Platone. E in realtà poi c'è anche il rispetto degli dèi, perché gli dèi che cosa vuol dire? Vuol dire
che c'è il mistero e gli dèi entrano dentro quando in questa atmosfera del mistero, che non è la mancanza ancora di risultati scientifici, insomma. Per la scienza c'è il mistero, insomma, il mistero non è una domanda, è una risposta. Ecco, allora, voglio dire, quindi c'è anche questo, ma questo è proprio dall'umanesimo, dall'uomo. E io credo nell'uomo. E quando parlo qui anche, io soffro dall'idea che sia stupidus, perché in realtà potremmo essere tutt'altro, perché noi siamo capaci poi di una generosità straordinaria. Allora il problema è come possiamo fare per poter tirare fuori questa potenziale capacità di metterci con gli altri affermando questi principi. E io credo molto nell'umanesimo, cioè nella capacità dell'uomo. Però in questo momento sono molto preoccupato e dico le mie preoccupazioni. Ma qui c'è anche qualcosa che si può domandare allo psichiatra, allora. Perché una delle scoperte relativamente recenti, e se ne è parlato proprio qui, è venuto Giacomo Rizzolatti a parlarne, è quella dei neuroni specchio. È un po' come se Homo sapiens, diamoglielo una volta, certo. Questo, non due volte, no, troppo, una. Come se Homo sapiens fosse predisposto dalla biologia, certo, a riflettere la propria empatia in quella degli altri e scambiarsela questa empatia, certo. Questo indovinare che cosa sono le attese di chi ci è vicino. Certo. Allora, forse lo psichiatra può, accendendo l'empatia, fare qualcosa per evitare la distruttività e instaurare di nuovo questi principi etici? Sì, però vede... Dottor Bianucci, sul piano individuale io le dico non solo che è possibile, ma che è quello che facciamo, sia pure ancora con una disciplina che ha fatto dei salti notevolissimi, ma la psichiatria oggi è una disciplina scientifica, non è più possibile parlare di una quasi scienza, insomma. Certo, è una scienza complessa perché si occupa dell'uomo tutto intero. No, a differenza della fisica che si può occupare di una particella, certo. Sempre piccolissima. Non si può fare riduzionismo quando no, si parla, ecco, di è l'uomo uomini. Tutto intero, insomma. Mentre in fisica si può fare, scienza, in chimica. È una science dell'homme, è una scienza dell'uomo tutto intero. Allora, quindi questo è possibile farlo con un uomo. E con un uomo basta risvegliare quei neuroni di cui parla Rizzolatti, cioè noi quando ci avviciniamo ad un altro, noi accendiamo delle strutture mentali che proprio si preparano ad accoglierlo. Quindi quell'avvicinarsi è qualcosa di biologico, ma d'altra parte è una grande scoperta, intendiamoci. Ma scusi, sai, il bambino che nasce c'ha una pulsione ad attaccarsi addirittura ad un seno materno, più al seno che alle bottigliette, anche perché fisicamente hanno delle forme diverse. Predisposti per delle cose, ecco, più morbide. Ecco, infatti io ho sempre suggerito, almeno fate le bottigliette. No, un po' più rotonde. Perché quelle bottigliette non sono un simbolo tanto materno, ma lasciamo perdere. No, sono più paterno. Lasciamo perdere. Ecco, allora, ma però non mi hanno mai ascoltato con queste, perché insomma no. Allora voglio dire, ci abbiamo proprio, c'è la tendenza, noi abbiamo bisogno dell'altro. Ma posso qui a Torino raccontare una cosa? Sì, ma se lo tagliamo dopo. Io sono vecchio e vi devo dire qual è una delle caratteristiche straordinarie della vecchiaia. Lamentarsi. Che meraviglia. Io qualche volta incomincio la mattina con le lamentazioni e cito Geremia. Lamentarsi. Che vuol dire che hai bisogno di richiesta, hai bisogno della gente, hai bisogno delle persone che richiamare, insomma. È umanissimo, io non mi vergogno, come vedete, insomma. Allora, il problema quindi nel singolo c'è, lo psichiatra può fare, ma è la meccanica dell'insieme che non si fonda più su questi aspetti
che io ho definito i principi primi. Nell'ambito del gruppo, non ci crederete, ma ciò che conta è il potere. Chi comanda qua? E l'elemento che finisce per essere, come dire, per raggruppare, è terribile, ma è il denaro. La identità non è più tra due persone che si incontrano. Insomma, non scatta, speriamo non ancora, ma quanto sarà? Abbiamo forse attaccato ormai un biglietto. Ma si è interessati a cosa fai? Ma mi raccontami, non so. Ma in un gruppo il problema è subito la distinzione. Chi è questo? Chi sono io? Allora se è così io sono prima, ma lui che macchina ha? Lui che soldi? Questo, cioè sono entrati nella dinamica delle relazioni cosiddette sociali, sono entrate alcune anomalie che non posso chiamare principi, ma difetti, che non sono quelli che sono attivi quando io mi relaziono con ciascuno, con ciascuna persona, in cui posso parlare di amore, posso parlare di voglia, non so, posso raccontare ad uno che ha paura che anch'io ho avuto paura. Allora, mentre lì ciò che conta è mostrare la propria dimensione del potere, piccolo o grande. E non crediate che c'è solo tra i grandi poteri, c'è anche tra le persone. Si riproduce a scala anche minore. E quindi si fanno le gerarchie. Nelle gerarchie c'è il meglio e il peggio. E c'è questa tendenza terribile di tutte le organizzazioni sociali. E persino nella famiglia. Ma si discute ancora, ma se la signora guadagna, allora è diverso dalla signora che non guadagna. Ma si rende conto? C'è una cosa che non mi è mai piaciuta, il capo famiglia. È il capo famiglia? Ma ci vuole un capo in famiglia. Appunto, che cosa c'è? Però come la il capo legge... branco, che è quello che... Beh, ma però, sa, la differenza è antica. Infatti, il patrimonium, pater. Vuol dire pater, il matrimonium, che vuol dire la fregatura, cioè il non potere, no, nel senso che il patrimonio, lei misuri dal punto di vista economico il patrimonio e il matrimonio. Che sì, per la domani è l'8 marzo, quindi questo ci sta. Eh? Insomma, poveri, sono. No, il padre vuol dire che ha il patrimonio, la madre che ha un figlio che deve lavorare, fare un figlio e poi occuparsi di tante cose. Ma vorrei che anche gli uomini di Torino non se la prendessero con me, perché poi devo... Ma non credo. Ecco, ma allora, il problema è che ci sono alcuni principi del singolo, d'umani, che sono dell'umanesimo, che sono bellissimi, peccato perderli, che non valgono per l'insieme. L'insieme c'è subito di dire, c'è questa voglia di dire, ma tu, di che parte sei? Se dici di nessuno, è terribile, non è possibile. È anomalo, perché? O forse lo è, ma non ce lo dice. Allora bisogna stare attenti, perché questo sta di qua e di là. E quindi bisogna essere nell'agone. E quindi la società è lotta e non è cooperazione. Ed è in agonia. Ed è in agonia. Posso dirle una cosa? No, non mi faccia una domanda, perché altrimenti parlo sempre io. Allora, cosa voleva dire? No, cioè, quello che voglio dire, però, io parlo di agonia della civiltà, di una civiltà, e non deve fare scandalo, cioè non sono un apocalittico, l'uomo continuerà a vivere al di fuori di questa civiltà. Poi le civiltà si succedono. Si succedono, però voglio dire, io le devo dire che amo questa civiltà, e quindi quella, insomma... No, no, ma voglio dire, sono cadute tante civiltà. Abbiamo accennato alle civiltà mesopotamiche, che sono state grandissime. La civiltà dell'antico Egitto era stupenda, la civiltà greca, eccetera. Allora, quindi io penso che la perdita dei principi che ho detto, per cui noi
io incontrando una persona dovrei fino a prova contraria ritenerla un amico, un nemico. Come faccio? Come facciamo a vivere in una città se uscendo la prima persona che incontro io la devo considerare me? Quindi primo non fare un sorriso. Pensi, siamo gli unici che sorridono. A dirle la verità, però, un giorno, una volta che io ho fatto in una conferenza questa affermazione che l'uomo è l'uno, perché per sorridere dobbiamo muovere... Abbiamo 16 muscoli, dobbiamo coordinare. Tanti muscoli, ma addirittura una quarantina, perché quelli orbitali... Perché quelli orbitali sono i più importanti. Sì, i più importanti. Allora, e una volta che ho detto questo... È venuta poi una signora alla fine e ha detto: professore Anna, che magnifica cosa, però volevo dirle che il mio cane ride. Quindi io chiedo scusa. I cani no, ma il mio gatto sì, per ecco, esempio. Allora non è vero che è solo lo... Diciamo che è quello che ride in maniera più evidente. Allora, quindi se lei incontra, se teme che sia un nemico, non gli sorride, perché dice: questo è uno che si... che riesco a farmelo in poca facilmente, insomma, non può fidarsi. E allora se va a casa deve chiudere tutte ecco, le cose. Ma lei nel suo pessimismo attivo, come l'ha definito, che cosa si può fare con il pessimismo attivo in questa situazione per cambiarla? Guardi, riscoprire qual è, uso un termine stavolta, l'economia del bene. Vede, e qui no, io non sono un filosofo, perché io vedo le cose, io vivo in mezzo alla gente e capisco attraverso le relazioni quali sono le... Io non so fare le grandi... Ecco. Però se noi capissimo che cosa porta quel sorriso, quell'accoglienza, quel mostrarsi interessato a conoscere... il vicino di casa. Ma lei lo sa che noi non conosciamo niente, perché non vogliamo, meglio non conoscere. Quindi oggi siamo arrivati a negare la relazione e pensare che tutto dobbiamo buttarla su alcune relazioni, e non ci rendiamo conto che in questo modo le ingolfiamo. Cioè, insomma, dice: ma c'è la famiglia, certo. Ma se, nella famiglia non si può vivere lui e lei 24 ore, bisogna che ci siano, no? Bisogna avere due spazzolini da denti diversi, bisogna avere anche due luoghi per sedersi, per qualche... C'è bisogno, la nostra non è... Insomma, il Rizzolati non ha trovato che quei neuroni funzionano solo quando riconoscono la moglie o la compagna o il compagno, e viceversa. È l'uomo, quando ci si avvicina ad un altro uomo. Noi con questa stiamo chiudendoci. No. Anche sul lavoro non si parla, il sospetto, soprattutto tra i pari. Oggi i capi fanno quello che vogliono, perché non c'è più, come si dice, ogni stratificazione, c'è il conflitto orizzontale, non c'è più verticale. Oggi i ricchi stanno benissimo, perché tanto dice, sì, la lotta se la fanno tra loro poveri, non so se riesco a spiegare. Quindi voglio dire, ed è così che noi ci chiudiamo, e questo ci toglie i bisogni esistenziali, che sono quelli di esprimersi, di poter condividere, di raccontare le storie. Ma scusi, questa è una società, e lei l'ha capito, insomma, voi l'avete capito, in cui i vecchi danno fastidio. Perché si lamentano? No, perché sono un peso sociale. No, si lamentano, sa, a casa, con i figli, con la moglie, eccetera. Ma poi si stufano anche, gli dicono: adesso basta, quindi, e allora si finisce. No, ma voglio dire, ma com'è possibile che esista una società in cui i vecchi non conta, anzi sono un peso sociale? No, si è usato anche del termine che vanno rottamati. Le annuncio che per rottamare me ne occorrono parecchi. Ma detto questo, scusi, dice: i nipoti non vengono più.
insomma, anche qua, perché non sai usare la tablet? Ma vengono senza tablet, insomma, cioè, non solo, ma sa una cosa che ho scoperto recentemente, questa la dico con molto dolore. Lei pensi che adesso, con il cosiddetto beauty, che è il beauty superficiale, la bellezza, insomma, allora ci sono molti vecchi, cioè molti che io faccio parte, si capisce, del gruppo, i quali vanno a fare chirurgia estetica, perché dice, ma qua c'ha una piccola roba scura, non so che cosa, quella chiami come... E dice, i nipoti non lo baciano. Allora, per essere baciati dai giovani del tablet, dai nipoti del tablet, quello poveretto deve andare da un chirurgo estetico, dice, senta qua, mi tiri via sta roba, altrimenti i nipoti non mi baciano. Ma si rende conto? E cos'è una società questa? No, scusi la passione, non ce l'ho con lei anche... Ma ce l'ha con no, però a dire la verità, un po' ce l'ho perché è giovane, insomma, quindi... Ma professore Droli, però ce l'ha col digitale o no? Con quel tablet ce l'ha? Ce l'ha anche con quel tablet un po' o no? No, guardi, questo è vero. Allora, devo dirle questo, io sono affascinato dal mondo digitale e guai demonizzare questa tecnologia che pensi solo nel campo della medicina, che cosa può essere utile. Pensi nella fisica, che cosa, nell'astrofisica di cui lei sa tutto, insomma, cosa, al CERN mi hanno detto, io ho un amico, che lei lo sa, ho un amico fisico, e dice, insomma, il bosone di Higgs erano 2000 computer attivi, certo con 2000 ingegneri e matematici davanti, ma insomma non si sarebbe fatto, quindi non lo si può fare. Però ci sono alcune applicazioni di questi strumenti che, in particolare per il mondo giovanile, rappresentano un pericolo. Ecco. Quindi, voglio dire, tutte le tecnologie dipendono dall'uso che se ne fa. Io credo però che noi, di questo strumento straordinario che è che sono i computer digitali e poi nelle reti unite, eccetera, io credo che li consideriamo, perlomeno che i ragazzi lo considerano, come uno strumento quasi magico, da cui ottenere tutto. Invece è una macchinetta, di tutto rispetto, però noi non lo spieghiamo questo. E quindi li fa proiettare in queste macchinette non solo qualche cosa che serve per risolvere un problema, ma come fosse qualcosa di magico, si può ottenere tutto. E allora ecco che parliamo dentro la macchinetta dei mondi digitali e che possano essere drammatici perché creano delle dipendenze, questo è assolutamente vero. Poi, per quanto riguarda la civiltà, beh, queste macchinette non rispettano molto la civiltà, però fanno la matematica, permettono, insomma, stamattina volevo vedere una notizia, tac tac, e l'ho avuta. Non so, volevo leggere l'altro giorno una lettera di Einstein. Hanno aperto l'archivio e lei va e trova, ho trovato, quindi voglio dire, sono mille. Però vede, la nostra civiltà, quella di Platone, tanto per citare sempre, si fonda su una caratteristica che è il dubbio. Il dubbio, che i dialoghi, che è il dubbio che fa nascere le ipotesi, poi parliamone, dialogando, non facendo i talk show, che vuol dire litigare per i motivi che le ho detto prima, perché lui è di questa cosa, allora deve essere contro di me, eccetera. Allora, il dialogo è la capacità appunto di analizzare il dubbio attraverso le ipotesi, per risolvere un dubbio.
quella roba che abbiamo in tasca, non ha dubbio, è yes or not, e che oggi poi si fa così o così, che è un gestaccio, perché anche questo è maschile, lo sa, perché ha capito che è maschile, non glielo spiego, ecco, è una roba così, ha capito, ecco, allora, dopo glielo spiego fuori, perché no, mi pare che lei capisca poco di queste cose. Ecco, allora quello che voglio dire, ecco, lì non c'è dubbio, e del resto, io che mi sono informato, George Boole, l'ho ricitato bene, che è il fondatore dell'aritmetica di cui lei, voi sapete tutto, che è alla base della logica del computer, è 0 o 1. È così, ma insomma lui almeno ha detto 0 o 1, insomma è più fine, è più orizzonte. Comunque non c'è così. Non c'è così, ecco, è tutto così. Allora, vabbè, stiamo parlando di cose digitali, sono dita. È l'ultima stasera, poi si parla di scuola. Così, lo so che qua non mi invitate più, insomma, ma non importa. Allora, quello che voglio dire, gli strumenti, la logica digitale non è la logica del dubbio, non è la logica su cui si fonda la nostra civiltà. Allora, io sono preoccupato nell'ipotesi, spero dell'irrealtà, nell'ipotesi che la logica, yes or not, sommerga o sposti la logica razionale. Che la logica razionale è fatta, primo, lo dico anche, mi fa ridere dirlo a voi, ma insomma qui a questi qui che sanno, intanto è legata al tempo. Non faccia gestacci. È al tempo, più su, sì, al tempo, no ma era primo, per contare. Allora, era al tempo, causa-effetto, l'effetto viene dopo la causa, se non c'è la percezione del tempo non si può dirlo. Nella logica è tempo reale, cioè è quello che fa dire che il tempo non c'è, insomma, perché è solo presente e il presente non si può nemmeno definirlo perché va. Allora, ecco, quindi, poi c'è la spazialità. Spazialità vuol dire che un oggetto può essere qui o un oggetto può essere là. Non lo può dire della virtualità. Le immagini possono essere in qualsiasi posto, sommarsi, capovolgersi, eccetera. Ecco, allora, se un giovane, i cosiddetti nativi, li mettiamo davanti a un video digitale, che considerano ricchissimo perché basta schiacciare, è un mondo straordinario, bene, vuol dire che questo mondo ha più fascino e li facciamo in modo da amare più quel mondo che il mondo del concreto. Perché sa qual è il grande vantaggio? Chiamiamolo così. Che se qualche cosa del mondo dello del video non piace, basta cliccare e lo elimina. Se va a casa e non le piace la nonna a quel nipote, non può cliccare. Meno male. Sì, c'è una maniera per farlo, ma... Allora, io lo so, io non voglio demonizzare questo, ma io sono abituato, facendo il medico e lo psichiatra, a descrivere i pericoli. Vede, se uno va dal cardiologo e ci va perché ha un problema atriale, non è che il cardiologo dice, guardi, lei ha dei ventricoli straordinari, bellissimi, sono una meraviglia, però c'ha poi l'atrio da buttare via. Insomma, perché? Allora, io non sono abituato adesso a fare l'elogio, io vedo quali sono i pericoli di questo strumento e mi fondo su quello. È chiaro che poi i fisici che lavorano al CERN diranno, perché poi è lì che è nato il www, insomma, certo. Ecco, e diranno, ma guarda che è una roba meravigliosa, sono d'accordo, però io in quel momento mi occupo degli altri, trasferendo le cose. Allora, io sono preoccupato perché il pensiero, la sequenza dei pensieri, questo computer qui dentro che è meraviglioso, meraviglioso, questo qui funziona in modo diverso dalla tablet, dalla macchinetta.
Allora io sono preoccupato che questa macchinetta debba servire a questa, ma sono spaventato dall'idea che ormai tutti dicano che la tavoletta dice così e quindi il cervello non conta. E noi non pensiamo più, però questo rischio c'è. Rischiamo di non pensare. E allora, e questo cervello stupendo, di cui sappiamo ancora poco, le avranno detto anche, ecco questo cervello produce pensieri, è una meraviglia. La creatività, le viene un pensiero, una parola, da una parola genera un pensiero, da questo addirittura ha una intuizione e poi ritorna alle parole. È una meraviglia. Allora, se questo cervello lo riduciamo a un organo sensore, che vuol dire che riceve solo gli stimoli visivi, quasi tutti ormai visivi, perché sono come stimoli da cui solo recepisce e risponde. Trasformiamo questo straordinario organo regredendo a trasformarlo in un organo recettivo. Lei sa che c'è quello schema di MacLean, qui ne avrete parlato qualche volta, in cui dice che grosso modo il nostro cervello è formato di tre cervelli acquisiti durante lo sviluppo, durante l'evoluzione. E noi stiamo, dopo essere arrivati al cervello plastico, stiamo ritornando al cervello sensoriale. Ecco, questa è una preoccupazione. Infatti, quando io parlo che non amo i social, perché poi, sa, nei social è bellissimo, però poi amano Giovacchino, che non c'è, e non possono vedere il padre che c'è, non so se mi sono, o il fratello, eccetera. Allora voglio dire, io che questo cervello perda le funzionalità del pensiero e che tutto venga legato alla tablet, allo smartphone, eccetera, sono molto preoccupato, perché l'uomo ridotto a quella logica è una grande perdita. Questo anche. E me ne occupo nei giovani in particolare, perché sono quelli che sono nati con questo e perché c'è un'industria. L'unica industria che va bene è quella lì, come lei sa. E lei pensi che stanno facendo adesso anche i tablet per i 2 anni, per i 3 anni. E io, è inutile gridare, dico fino a 3 anni non potete dare niente, hanno bisogno di vedere delle figure umane per creare una identità umana. No, invece ci sono già le madri che dicono ma no, perché l'uomo non sarà più così, non si possono fermare. E quindi a 2 anni li regaleremo i nonni, voi nonni non regalatele. Ecco, che lo regalino i giovani, non regalate sta roba. Ecco, questo lo dico. E tenetevi quel neo sulla guancia. Ecco, no, ma voglio dire, questa è la mia preoccupazione, io non ce l'ho certo con... No, io certo, dico, no, bisogna arrivare... È chiarissimo. Bisogna arrivare ad educare, a creare, a fare in modo che sia uno strumento utile al cervello, ecco, non viceversa. Ci sarebbe ancora tutto un aspetto da trattare, che è il senso del limite, il senso della misura, la misura, che sarebbe l'ultima parte di questo libro. Sì. Purtroppo sono quasi le 7. Infatti, allora, sì. A proposito, cosa facciamo, Alberto? Sei tu che controllo su un... Controlla. Va avanti il tuo. Ma si compra un orologetto che invece di quella roba... Sì. L'ho fatto apposta. Ma non so se... Possiamo... No, ma mi permetta solo di citare che è bello, l'uomo senza misura è brutto, però senza misura, perché non si parla più di misura? Una volta si dice, ma sei la misura, questa è una società senza misura, a cominciare che, perché qui non se ne parla più, perché 60 anni fa, e si parlava dei poveri e dei ricchi, oggi per carità, che non se ne parla più, ma la misura non c'è, gente che fa fatica a vivere,
C'è gente che non sa come buttare via ciò che potrebbe servire all'altra. Ora, io lo so che non, le teorie non si fanno così a chiacchiere, insomma, però la misura c'è, la misura nel comportamento, il rispetto. Torni a casa e c'è qualcuno che sta a casa perché ha il raffreddore, o quella, la signora o il signore, non lo so, che è tutto il giorno che si occupa, per, e salutala. No, dice, ma non so, non a Torino, sappiamo, questo non viene, ma non so, a Verona, che è la mia città, arrivano a casa e uno entra e dice, per carità, una giornata terribile, cosa che è da mangiare, che vuol dire, che cosa c'è da mangiare. Quella ha fatto da mangiare, insomma. E chiedi se forse ha avuto una giornata terribile anche. Oh, tutti arriviamo a casa. Oh, che giornata, per carità, proprio. Ma sarebbe meglio che stessero a letto, perché le cose vanno malissimo. Non fate più niente, insomma. No, e arrivate a casa con un po' di misura, ci sono i figli da guardare, ci sono i vecchi da andare a salutare. Adesso no, adesso sa, anche il vecchio dice, io non ho tempo, papà, di venire quando tu vorresti, eccetera. Ma perché non ti abitui al video? E allora dice, io non posso venire, questo è il tablet. E poi ti dicono quanto costa, perché sei tu che devi pagarlo a rate. No? Che a Verona questo non costa. No, no, a Torino. Ma. Siamo sempre nell'est, comunque. Sì. Ma allora... Forse data... È finito, data l'ora. Tempo. No, abbiamo tempo per sentire, certo, se ci sono, certo, domande anche dal pubblico, perché insomma, visto che è numeroso e sicuramente sarà vivace, chiediamo se c'è qualche domanda. Io nel frattempo però vorrei, tornando alle parole che possono evocare dei mondi, ce ne sono due che insomma, tra le altre, che mi è sembrato sensato appuntarmi nel suo libro, che sono desiderio, non mi fraintenda. No, bellissimo. Desiderio, lei ne parla quando dice che la cultura del nemico e del sospetto, insomma, uccide il desiderio, il desiderio di migliorare, perché sì, sì, senza vedere un futuro. Certo. E quindi forse bisogna accendere questo desiderio. Certo. E la seconda parola è fiducia, certo, che, bello, che ritorna, sì, alle relazioni. Sì, ma lei non può dirmi adesso bisogna chiudere e poi stimolarmi. E io faccio apposta. Allora, ma pensate, cioè, il desiderio, ecco, come si fa? Il desiderio è la capacità che ciascuno di noi ha di pensarsi domani diverso da come è oggi. Come si fa a poter avere il desiderio in tempo reale, senza il futuro? Allora, voglio dire, il mondo digitale è un mondo in tempo reale, che vuol dire qui e ora. E bisogna fare subito, per questo si arriva ad un empirismo radicale, bisogna fare subito, tac, bisogna rispondere. Se lei manda un SMS e dopo un minuto non risponde, le telefonano per dire, ma hai ricevuto l'SMS? Ecco, allora, però detto questo, ma il desiderio, ma come facciamo a vivere se non abbiamo desiderio? Come faccio a pensare la bellezza di pensare che forse domani posso essere un po' meglio di quello che sono oggi? Questa è una spinta a vivere. Ecco, e quindi questo è il desiderio è fondamentale. La fiducia. La fiducia, vede, la fiducia ha la stessa radice di fede. Certo, lo si usa in genere per la trascendenza, insomma. Ma pensi che è bello aver fiducia nell'uomo. Aver fiducia in quello lì, perché sai che è gentile con te, tu sei gentile e può aiutarti, aiutare. E qualche volta ancora meglio, un'altra parola chiave di questo vocabolario per cercare di uscire da questa società che io trovo, questa civiltà in crisi, ma che io spero che si riprenda, insomma, è anche la parola donare. Ah, vede, perdonare. Sa come si scrive perdonare? Si scrive per, linetta, donare. Così si capisce
che si dà, sì, che c'è un dono, ma è un dono reciproco, perché la giustizia, per carità, ma, e non credo che si possa perdonare tutto, intendiamoci, ma la volta in cui c'è la possibilità di perdonare, lei non ha idea di qual è la soddisfazione, la gratificazione che c'è non in chi è perdonato, ma in chi perdona. Allora, perché abbiamo dimenticato questo tipo di economia mentale? Ecco, invece di parlare sempre di economia, di quella dei soldi, e noi pensiamo poi che tutto il mondo dipenda da quello, insomma, no, dal PIL. Anche qua non le sembra una parola un po' mascolina anche quella? PIL, PIL. Ecco, allora, dice, come va il PIL? Male. Domande, domande. Domande, sì. Lo so, non mi... Però lei mi invita ancora, vero? Ma certamente, guarda che è successo. Meno male che è pessimista. Dov'è, dov'è? Di là. Posso? Prego. Buonasera. Prima cosa, un grandissimo e immenso ringraziamento a questo grande maestro, che in latino si dice magister. Ci ha dato una lezione magistrale oggi. Grazie. E mi dispiace che qui dentro non vedo neanche un politico. Mi dispiace molto. E non li lasciamo entrare. D'altra parte non sono... No, ma mi scusi, d'altra parte non sono in servizio. Poi, noi siamo molto democratici, li tagliamo fuori. Ma democratico, qualcuno se l'è dimenticato cosa vuol dire, perché qualcuno non ha studiato latino, non sa cosa vuol dire democratos. Certo. Allora, anche in latino, dic mimim solum pulcram, dimmi solo cose belle. Lei stasera ci ha dato un saggio della bellezza del pensiero dell'uomo. Arrivederci, grazie. Grazie. Nessuna domanda, quindi grazie. Sentiamo se c'è però una domanda, perché noi vogliamo anche metterlo un po' in difficoltà, il professor Andreoli. Forse. La mia non è che è tanto una domanda, è più un'affermazione. Sì. Come dire, anche adesso con, come diceva lui, ormai con, sì, con la scatoletta nessuno... praticamente se chiedo a un bambino più della mia età non so ormai più leggere l'ora, perché a scuola praticamente non li... perché adesso ormai ci sono questi qua digitali, no problem, tre secondi, guardi, non devi, come dire, saper decifrare l'ora. Ma qual è la domanda? No, ho detto che era un'affermazione. Solo un'affermazione. No, grazie. Sono stato attento, ma noi abbiamo chiesto delle domande. Allora, come dire, dietro questa scatoletta magari ci sarà un robot. Certo. Magari dietro quel robot c'è un altro robot. Però al primo robot ovviamente ci deve essere prima una persona umana in carne ed ossa. No, certo. C'è una multinazionale. Perché... Certo. No, vabbè, però hai ragione. Sì, sì. Buongiorno. Forse questo invento del bambino, cioè, mi ha ispirato la domanda. Sì. Ma a questi bambini, cioè, quando tu hai una mamma alla quale dici non devi dare il tablet, lei ti dice no, perché adesso fanno quelli per i 2 anni che vanno bene, no? Cioè, come possiamo, noi che la pensiamo diversamente, diciamo, reagire, cioè, cercare di trovare un modo... Sì. Per far ragionare queste persone in maniera più umana, come diciamo certo. Noi, insomma. Certo, innanzitutto signora, grazie per questa domanda, ma mi permetta di chiarire, io ho detto 2-3 anni, perché vede, noi sappiamo che da 0 a 3 anni, cioè dalla nascita fino in genere al compimento del terzo anno, in questo periodo si completa un percorso, che un processo che si chiama di individuazione-separazione. Ed è attraverso questo processo, questo procedimento, che si forma l'identità singola. Infatti, le mamme sanno bene che
che è verso i 3 anni, 2 e mezzo, che nasce nei bambini che cominciano a usare io e il mio. Il raggiungere io e il mio è una fase che chiamiamo, che vuol dire che il processo di individuazione, separazione si è completato e c'è una identità che quel bambino ha, che vuol dire che sa perfettamente separarsi dall'altro. Perché avvenga questo processo bisogna che il bambino abbia quello che noi diciamo un riferimento stabile. Generalmente il riferimento stabile sta nella madre, nel padre, ma anche nelle figure, come dire, della famiglia, i nonni, i fratelli. Cioè è solo attraverso il contatto continuo di qualcosa di fissato che uno riesce a percepire la distanza rispetto a quello. La differenza. Allora, se noi in questo periodo da 0 a 3 anni mettiamo dentro addirittura mondi, perché questo bambino può schiacciare, può vedere qualsiasi cosa, sia pure in quelli limitati, perché li faranno limitati, ma sono sempre ricchi, insomma. Allora, impediamo che ci sia quel riferimento stabile che permette di staccare l'individuo. E quindi non si giunge ad una identità individuale. E quindi creiamo una vera e propria, induciamo una vera e propria o ritardo di questa identità o addirittura di non raggiungerla. E questo bisogna rispettarlo. Adesso, sul come facciamo, io dico, in una famiglia in cui ci sia un bambino da 0 a 3 anni, bisogna che una società tenga conto che il primo elemento per educarlo è di lasciare quel bambino in un gruppo che sia un gruppo stabile. E quindi dobbiamo creare le condizioni. Non dico che debba essere la madre, può essere la madre e il padre, ma voglio dire, non è possibile dire, siccome il padre va di qua, la madre deve andare di là, allora cosa gli diamo? Gli diamo davanti un video in cui c'è di tutto. Di solito questo non avviene, i cosiddetti cartoni, che però non devono essere anche qua in eccesso, sono generalmente espressioni molto diverse da quello che è il punto di riferimento, dalla madre, e generalmente si possono guardare anche con la madre e il padre. Quindi si capisce che è qualche cosa. Ma se noi facciamo vedere il mondo virtuale è fatto di immagini, non c'è niente, ma è una immagine dell'uomo. Io ho trovato, non so se ce n'è una meglio, ma ho trovato una bellissima distinzione per capire che cos'è un'immagine virtuale, ed è antica. Dice, mettiti davanti allo specchio, là tu vedi la tua immagine. Ecco, quella in realtà non è niente, non c'è niente, ma in realtà sembra esattamente un uomo che non c'è però. Allora, nel mondo virtuale un bambino vede quelle persone che non sono le stesse, non è più il gruppo stabile. E io dico che un bambino deve essere rispettato nei bisogni. Al diritto, stavo per dire. È un diritto del bambino. E quindi non è possibile. La mamma, il papà... staranno a casa, una società lo aiuteranno, perché ha diritto che quel bambino nasca e si sviluppi in modo regolare, altrimenti poi l'educazione è anche impossibile. Non so se mi sono spiegato. La ringrazio di questa domanda, ma per capire che bisogna assolutamente certe cose, non si può cambiare la società come si muta un'architettura. Oppure anche lì, lo sa che lo fanno, che si chiude adesso. E chissà quanto... pensi la stupidità. Che differenza c'è tra un oggetto che si chiude o che si apre?
fa sempre le stesse cose, dice, ma il mio si chiude. Il mio no. Il suo no, e lo vedo che è piuttosto antico, ma voglio dire, allora dobbiamo rispettare i diritti, e ho parlato del bambino di 0-3 anni, ci sono i diritti anche degli adolescenti, e come voi sapete, anche i diritti dei vecchi. Ho saltato la vostra età, insomma. I diritti dei vecchi. Ma è possibile che i vecchi non contano più niente e che hanno solo la pensione per i nipoti? Non è possibile, vogliamo essere rispettati. L'ho detto chiaramente. Si è capito. Sintetico, ma chiaro. Sentiamo se c'è qualche altra domanda. C'è una domanda. Sì, professore. Mi perdoni, io sono un vecchio anche, quindi tutti questi problemi li sto vivendo. Lei è partito all'inizio paragonando l'uomo sapiens all'uomo stupidus. Ecco, e poi è sceso su un argomento, ok, interessante, l'ha approfondito anche molto. Io pensavo che lei invece si fermasse un pochino di più sulla condizione dell'uomo, se oggi non diventava o non era diventato in parte homo stupidus, perché dimentica la situazione attuale, dimentica il fatto che quelle cose che abbiamo visto noi attraverso anche magari gli occhi dei nostri nonni, e come è cambiato il mondo, com'era cambiato il mondo tra quello dei nostri nonni e il nostro, e adesso però ci rendiamo conto che i nostri nipoti stanno tornando, torneranno a livello economico, a livello dei nostri nonni. Su questo aspetto, ecco, non le voglio fare domande difficili, ma quelle che allo psichiatra invece si possono fare. Sì. Non nota che talvolta l'uomo dimentica quello che sa che ha davanti per ricordare cose più amene? Se lei prendesse il giornale, lo si può anche fare, il giornale di 100 anni fa lo si trova, lo si va a vedere in archivio, e vedrebbe che il giornale oggi, lo stesso giornale che abbiamo a Torino, oggi parla di spettacoli, di conferenze, di cose amene, ma non parla più di futuro. Ecco, questo aspetto, mi sarebbe piaciuto sentirlo sotto l'aspetto dello psichiatra, se l'uomo oggi non dimentica quali sono i problemi. Certo. Grazie. La ringrazio di questo, però qui le devo dire che abbiamo presentato un libro e quindi bisogna che lei lo compri, così vede tutto. Perché dentro qui è spiegato, no? Poi qui sa. Le devo dire questo, che qui parlando di un libro e poi insomma anche perché molti sono gli stimoli, però lei ha perfettamente ragione, e qui lei troverà, leggendo per esempio, che c'è una modalità, perché il mondo è cambiato, però questo non deve dimenticare che c'è qualche cosa che non cambia, perché altrimenti non abbiamo più nessun punto di riferimento. Io dico, nella nostra civiltà abbiamo i principi, e sono quelli, perché vede, i principi si distinguono dalle leggi, perché le leggi sono fatte per risolvere dei problemi storici, cioè da risolvere un problema della viabilità, si deve fare una legge, e questo già avveniva al tempo di Platone, però i principi sono fuori, diciamo, sono proprio come legati alla condizione umana, e per esempio la fragilità dell'uomo è quella che c'era nel passato, magari oggi è accentuata per tutta una serie di modificazioni, però io credo molto anche alla radice, a quella che è la condizione umana, e l'uomo, chiamiamolo biologico, ma in un senso della biologia che è molto ricco oggi, perché c'è la biologia dinamica come il nostro cervello plastico, insomma. Ecco, io credo che ci sono, così come parlando dei bambini, vede, un bambino che nasce oggi, quando esce, insomma, dal ventre materno, e già solo per questo la donna dovrebbe essere considerata sacra, non solo donna, ma
è quello che è un bambino che nasce e che ha caratteristiche. Nei primi 3 anni ha bisogno di quello che aveva bisogno quando ero bambino io, insomma. E quindi bisogna anche non essere trascinati troppo dal flusso della società che cambia e che è bene che cambi e che anzi deve cambiare al punto tale che se c'è qualcosa di costante lo si ritiene quasi una patologia, insomma. E quindi io sono per considerare i bisogni. E per me il punto di partenza sono i bisogni dell'uomo. Allora, i bisogni del bambino sono diversi da quelli del bambino dei primi 3 anni, è diverso da quello del bambino da 3 a 6 anni, è diverso poi quando c'è la pubertà e l'adolescenza a diverse fasi. E così è per lì. Questa è la scientificità delle scienze umane, di parlare dei bisogni e delle modalità di potervi rispondere. I temi dell'uomo sapiens e come dall'uomo stupidus, io dico solo, mi sembra che oggi ci sia il pericolo che invece di essere ricordate nell'albero della vita, quello di Darwin per intenderci, come homo sapiens sapiens, c'è il rischio che stiamo regredendo. E rischio. E i rischi sono sempre, come dire, pongono delle attenzioni, perché mi piacerebbe proprio che l'uomo rimanesse, lo diventasse meglio, il sapiens che ci è guadagnato in quella lunga storia evolutiva. Oggi mi pare che stiamo perdendo ogni tipo di controllo e di rispetto per i bisogni dell'uomo e stiamo guardando solo ai bisogni miei, ai bisogni del mio gruppo, ai bisogni del potere. Tanto è vero che, e con questo mi piacerebbe, se voi siete d'accordo, lo finisco. Io sono un grande scienziato, Chomsky, che è stato un grande studioso linguistico, un linguista molto legato alla biologia, e oggi ha pubblicato recentemente un libro che ha intitolato così: I padroni dell'umanità. Chomsky, una persona anche lui che fa parte della categoria dei vecchi. E perché dice non è neanche più possibile parlare dei padroni delle cose, dei padroni del mondo, perché attraverso questi oggetti possono proprio diventare i padroni dell'umanità, cioè delle caratteristiche umane. Per esempio, la democrazia che è stata citata dal signore che ci è intervenuto, ecco, dov'è la democrazia? C'è ancora? Ce l'abbiamo? C'è in un grande paese che noi abbiamo sempre visto, dove forse una elezione non ha seguito le vie della scelta e della democrazia? Ecco, Chomsky parla dei padroni dell'umanità, vuol dire padroni nostri, padroni della nostra testa. E allora permettetemi, uno psichiatra che vive orientato e proiettato sul cervello da cui escono le funzioni mentali, è preoccupato di questo, perché vuol dire allora che un piccolo strumento di grandissima tecnologia, straordinario, però può sostituire, e ce lo fanno sostituire e sostituiscono questo cervello di carne. E io vi dirò, è molto fragile il cervello di carne, però è di gran lunga, non dico più bello, ma certamente più umano. Grazie. Salute, basta. Grazie. Ringraziamo Vittorino Andreoli, Homo Stupidus. Stupidus è davvero in vendita nel foyer del teatro e adesso lo incastriamo, forse se non ha troppa fretta potrebbe anche fermarsi a firmare qualche copia. Oh, sì, certo. Sì, e magari rispondere ancora a qualche domanda. Io, certo. Però prima di salutarvi vorrei fare una cosa, cioè
Vorrei chiedere a Vittorino Andreoli se possiamo fare questo selfie. Sì. Comunque, anche Piero, avvicinati anche tu, che questo è vecchio come telefono e quindi non ha chissà sappia, quale... Sappia però che non è originale perché sarà il centesimo di oggi. Ma non con me. Ho cominciato con quello che controlla i biglietti del treno, che è simpaticissimo. Grazie. Grazie a tutti, arrivederci.